Ancora tanti punti interrogativi nel panorama politico cittadino. A circa 2 mesi dalle elezioni amministrative 2019 ne parliamo con uno degli esponenti che invece più di altri si è già esposto con le proprie idee nel panorama algherese. Francesco Madinaro, qual è la situazione vista dal suo punto di vista? È una situazione ancora in divenire, ancora in fase di partenza. Siamo ancora ai blocchi di partenza, c'è la necessità sicuramente di definire bene le alleanze, perché le prossime amministrative sono una grande occasione, una grande opportunità per rilanciare tutti quei temi che sono rimasti inevasi in questi ultimi 5 anni. Quindi io credo che sia giusto prendersi tutte le pause di riflessione che servono per formare dei raggruppamenti politici ben definiti nei loro perimetri e poi rilanciare un confronto serio su tutti i grandi temi che ormai sono noti a tutti, che sono rimasti aperti ad affrontare. Non mi preoccupa il fatto che siamo prossimi alle elezioni e gli schieramenti non siano ben definiti. Penso che questo sia la necessità di elaborare profondamente l'idea di quella che saranno le aggregazioni da proporre al voto e quindi credo che sia una fase di riflessione costruttiva. Mi auguro che poi, una volta definite le squadre, si possa veramente dialogare e lavorare insieme per risolvere tutti i problemi che sono ancora tanti. Abbiamo parlato di coalizioni che accanto ai partiti storici vedranno nuove liste o perlomeno nuovi nomi di liste e liste civiche. Io penso che sia il momento di aprire alla società civile, l'ho sempre sostenuto 8 anni fa quando ho avuto l'opportunità di rappresentare il centrodestra come candidato a sindaco e lo ritengo utile ancora di più oggi. Ci sono tante persone che vogliono dare un contributo importante alla città e che però non intendono aderire a partiti tradizionali. Io penso che questa energia, questa volontà, questa disponibilità a lavorare per Alghero debba essere in qualche modo canalizzata all'interno di liste che sappiano produrre una spinta importante per un'azione di buon governo da parte della politica. Quindi io credo che le liste civiche accanto ai partiti tradizionali possano costituire una buona base di partenza per affrontare tutte le tematiche che sono in essere. Francesco Marinaro, candidato sindaco qualche anno fa, qual è la situazione di Marinaro nella politica algherese in questo momento? Quella di un cittadino innamorato di Alghero che darà senz'altro un contributo, sto lavorando ad un progetto politico innovativo, fatto di tante persone che rappresentano il tessuto socio-economico della città e che io intendo avvicinare alla politica per consentirgli appunto di lavorare per il bene di Alghero. Progetto politico che andrà a inserirsi nella coalizione di centrodestra, rimarrà equidistante? Qual è l'idea? Io ritengo che, questo l'ho già detto, il centrodestra dovrà andare, se possibile, unito. E questa è certamente il primo riferimento. Dobbiamo ricreare delle aggregazioni stabili, ben definite, che però sappiano dialogare con tutti, aperte al contributo delle forze politiche e delle liste civiche che vorranno sostenere un progetto unitario importante. Il Movimento 5 Stelle ha già annunciato il suo sindaco da circa 1 mese e mezzo, il centro-sinistra sembra ormai ricompattarsi attorno al nome del sindaco uscente Mario Bruno. Qual è la situazione sindaco, o meglio candidato sindaco qui in centrodestra? Adesso si definirà a breve, c'è un tavolo aperto di discussione, credo che scaturirà a breve l'indicazione anche del sindaco del centrodestra. I tempi per elaborare un'idea compiuta sono quelli giusti, non bisogna affrontare questi processi decisionali, ma occorre poi arrivare ad una scelta condivisa e da lì partire, perché veramente la sfida che attende la prossima amministrazione è una sfida alta, una sfida impegnativa.